Franz. Ottavio, c'è Franz, sì. Oi, Margherita. Battamina Cusumesi non sono arrivati. Ma come no? No, ancora no. Ma quelli sono sempre puntuali e non sono arrivati. C'è strano questa. Che facciamo? Boh, incominciamo a sistemare. Quando non sono arrivati. Sì, lo so, Claudio, facciamo che allora, sapete che sono arrivati. Mario, mettiamo un po'. Sistemiamo lentamente. Però è strano perché sono puntuali. Sono arrivati. No, ma... vado a vedere. Sì, esatto, spazzino intanto. No, quando arrivano. Aiutiamo, diamo una mano. Ma mi sembra strano. Non è possibile, no? Lei ha detto che si stanno preparando, sono arrivati. Ottavio, vedi quello e poi questo? No, era assurdo che non ci fosse. No, infatti mi pareva strano. Che questa? Dai, vado a vedere subito. Travagliare sempre e in abbondanza. Ma quando si tratta di mangiare, Don Filippo Mancuso non è generoso. Spelorcio di uno spelorcio. Ma io mi sa già difendere. Non è qua. Ah, ce l'ho rubato e ora me lo mangia alla facciazza so. Ma poi dico io, sogno al suo servizio di quando era nica. E non per un mio pace questa cosa, va. Chi tu so pace? Don Alberto Mancuso, chi tu sì, che mi trattava come una signorinella preziosa. Nunziatina, prenditi questo. Nunziatina, prenditi quest'altro. Non mi faceva mancare niente. Sempre premuroso io. Invece questo qui, niente. Nunziatina, che ti stai mangiando oggi? La Valeria, che mai a mangiare? Da nicchie pane e una liva? Io che sei pazza, mi vuoi mandare in rovina? Per te c'è solo pane schitto e basta. Avaro! Non ti piglio! Caccia da testa fino all'inferno, sono finito. Guaia mia, mi è così sciamunito, non mi fa magari tenerezza. Ti piglio! Guarda se ti sa un che muschio, piglia di muschio. Tu non è così, se passa. Piglio! Vento, gioia mia! Quando vado te l'hai a dire, ah? Che i muschi sono più esperti di te! Ah, ma più esperte! Le mosche di mia! Vento, Vento, finisci la casa bene tua pace, si sentia! Vento, papà! Sono un ammazzasse, cretino! Bestia! Dico, sei in età di mogliere, ti ancora di mettere a giocare che mosche, cretino. Ma papà, io mi addiverto. E così ti addiverti come lo scimunito che non sei. Bestia. Assetto che ti devo parlare, assetto. Sì, papà, cretino. Certo, papà, va bene, bestia, papà. Vieni, ancora io, che mosche, vedi, ti piglio, non ti piglio. Scimunito, cretino. Senti una cosa. Sì, papà. Alberto. Sì, papà. Sì, ho capito, sì. Dunque è venuto il momento che ti metti a travagliare, va bene? Sì, papà, certo, papà, va bene, papà. Per poter travagliare bisogna trovare qualcuno che ti dà un posto di travaglio. Sì, papà, certo, papà, va bene, papà. Ora io conosco una persona che questo posto di travaglio te lo può dare. Sì, papà, certo, papà, va bene, papà. E ti voglio portare con me per farvi la carrozza. Sì, papà, certo, papà, va bene, papà. Ma mi raccomando, Bertuccio. Siccome tu sei una persona molto intelligente, capisci? Se tu apri bocca, tu fai cascare cantoniere. Tu davanti a questa persona devi stare silenzioso, a modo che non ci prendo posto, capito? Tu non devi dire niente, non ti devi cataminare. Tu devi parlare solo e unicamente quando io ti faccio un'anzinga. Dunque, facciamo che l'anzinga consista di questa consistenza. Quando io ti faccio tu parli. Ma se io non ti faccio tu muto, silenzioso, tu capisci? L'hai capito? Mi hai fatto un zinga? Ma no, canzinga, bestia! Quando ci troveremo al cospetto del commendatore Longhitano, bestia, no, cagata!
Ora io faccio tuo padre, no. Aspetta, ti credo. Sì, papà, certo, papà, va bene, papà. Aspetta una cosa. Sì, papà, certo, papà, va bene, papà. Apri bene le orecchie. Sì, papà, certo, papà, va bene. Basta! Questa camorria, l'ho capito, basta. Dico una volta solo che mi cuccare il cotto marcio, ne scesto tu. Era meglio che faceva una fascetta del ricotta, secondo me. Ti sto dicendo, piuttosto, ti sei ricordato di portare il presente in casa del commendatore Longhitano? Che è successo? Non ho capito, papà. Il presente, ti sei ricordato, il presente nel senso della vacca, della grappa di latte. Il presente? Il presente. Ah, il presente! Oh. Io non capisco, tu non capisci, e tu non capisci. No, credi, il presente nel senso di dono, nel senso di regalia, capito? Nel senso di vacca, di latte, quella vigatese, ce l'hai portata al commendatore? La grappa! Sì, papà, sì. Ce la portai! Bravo! E che cosa ti disse il commendatore Longhitano? Niente! Ma come? Niente completamente? Completamente? Guarda che bella questa, ma dico, ma neanche un'espressione facciale che so. Non si. Una girata di occhi. Non si. Una levata di mano. Non si, papà, niente. Non capisco, guarda che bella, non capisco proprio, completamente questa cosa. Com'è possibile questa cosa? Perciò una persona ci porta un regalo nel senso di crapa di latte e questo non ha nessuna funzione. Una cosa che giunge molto strana, ma veramente, momento. Ma non credo che si sarà ufficio. No, non si, papà, non credo. Non lo credi? E perché? Perché io non lo potetti vedere che espressioni facciali feci Don Lollò quando che vedetti la crapa. Ah, no? No, perché io la crapa non la diede a Don Lollò. E che ce l'hai data? A Gegè il suo sottoposto. Per non ammazzarsi, cretino. Ma papà, che ci traso io? Ma sì, mi disse di portarci la crapa. Io ce la portai. Basta così, finiamola, basta. Se non fosse, vada che mi ricordi la buona armuzza di Tomaccio, che Dio ce l'abbia in gloria. Sì, papà, a mamma, capisci? Mossi mentre tu nascevi, sì, di consunzione. E pensare che io ci davo da mangiare, sai, il giusto, si capisce, però si vede che non ci bastava, perché deperiva oggi, deperiva dopo romano, deperiva il giorno dopo, fino a quando attirando i palitti, o signore Susarri Cugli, ora io ti riposo là. Fra gli angeli, angelo in mezzo agli angeli. Sì, papà, mamma. Qua sono. Assunta, no? No, ero qua che stavo parlando con tuo figlio, sai? Sì. Ci stavo dicendo a Bettuccio, e io me lo ricordo perfettamente quello che tu mi dicevi, mentre che stavo a tirare le palette, sai che salavi l'ultimo respiro. E certo, me lo ricordo che mi dicevi, Filippo. Noi ci abbiamo questo figliareggio, io voglio che tu me lo mariti con una picciotta bella, onesta, di buona famiglia. E soprattutto, questo la mamma ci teneva moltissimo a questo, mi dicevi voglio che ci trovi in impiego, ma non a Vigata, lontano, di Vigata, fuori, nel nord. In Svizzera. Una lei, io. Per favore, non pronunciare questa parola svizzera. Siccome ho fatto il militare in quei paraggi, ogni volta che sento la parola svizzera mi viene questa io. Non la dire, per favore. Hai capito? Volevi che lo impiegava al nord, a Roma, a Milano, a Palermo. Scusa un momento. Vedi? La mamma Bonamuzza era fissata con il nord, capisci? Ci pareva che tutte le cose buone se le aveva prese il nord e in Sicilia soltanto terra arsa e malavita. Sì, papà, mamma! Sì, ora va là a mettere al suo posto che sarà stanca, Giulia mia. Assunta, poi ci sentiamo dopo, no? Cioè, bene? Ora io, a Bettuccio, ora io voglio esaudirlo di sedere la mamma con la musa. Io voglio trovare un bello posto a Palermo, e magari da chi lo sa, cioè magari una bella picciotta, ti fai zitto, ti mariti e questo te le va a menzevere, va bene? Sì, papà! Piuttosto una cosa, guarda, mi dà fastidio, che per poterti trovare un posto devo calare le corna, Ma io non capisco, papà! Non capisci che per trovare un posto, io purtroppo
Devo chiedere una persona molto, ma molto pericolosa, sai? Pericolosa? Pericolosissima. Te l'ho detto, il commendatore Longhitano. Un uomo d'onore, un uomo di rispetto. Non fa niente per niente, sai? E sicuramente se mi fa un favorito a mia, io pretenderà che ce ne faccio io una io. Ma tu, papà, ci mandasti la crapa. Vero, c'hai ragione, vero. La crapa, vero, sì. Sì, ma la crapa è stata per introdurre il discorso, capisci? Che più che viene dopo è molto, molto pericoloso. Dopo, capito? Lo capiste, no? Non si, papà. Perché sei bestia, perché sei incredino. Perché sì, per questo io ti raccomando, quando saremo al suo cospetto, tu non ti devi camminare, tu modo stare, non devi aprire bocca, tu devi parlare. Solo e unicamente quando io ti faccio drrr, ma se io non ti faccio drrr, tu modo silenzioso, capisti? Sì, 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 papà, tutte cose capisci. Ma allora, perlomeno una cosa capisci. Ah sì? E che cosa, papà? Ecco, credi! Erika, non da fare con tua marisca! Credi! Facciamo la mano, don Lollo! Ti saluto, gente! Don Lollo! Il scarpallone! Puh! La faccio dopo! Don Lollo! A Pippo Genuari, chi tu dalla concessione del telefono? Lo arrestarono in carra bebbonera. E perché? E perché? Cosperriava. Che faceva? Dice che cosperriava contro dello Stato. Pippo Genuati. Ma se Pippo Genuati non sapeva manco che cos'è lo Stato. Eppure dice che lui sa a patocco con Cannebardo. Con Cannebardo? Ma chi lui è morto? Catafaro. Catafaro? Catafaro. Chi è morto? A Caprera, dicendo a Reto, posso Cannebardo. No, no. Io preferisco solamente. Vabbè, era ricchi sembra bene. Sì. Ah, con loro! Ieri portarono la crapa! La capra buttarono? Sì, che non aveva Filippo Mancoso! La capra? Sì. Viva? Viva! E una mentisse? Da sua camera da letto! E che disgrazia, la mia camera da letto aumentata! Sì, non lo so! La portavo Beppo, figlio di Mancoso! Dice che suo padre così ci aveva comandato di portarla di persona, personalmente, a Don Lollo Longhitano, la tesa mia, Don Lollo Fallatti! Prelebato! Potresti stare, sì! Io? Non sia mai, prima di voi sia mai. Che c'è? Don Lollo! Da me la fatti. Tu! Non c'è. È scappato la parrucciata. A perciò, bravo. Mancuso mannava una capra. A casca a puntino, vuol dire che aveva bisogno di qualche favore. Magari aveva bisogno di qualche favore di lui. Ma da che fai? Ci vai a casa e ci dici, a me casa i porti sulla petta, quando lo vuoi venire, lo ringrazio personalmente. Arreferisco, Don Lollo! Bravo. Vi saluto, papà. Oh, mia figlia, che bella, Gioia. Come si, Gioia? Buona. Brava. Buona, stai miscendo, papà. Vado alla chiesa, alla messa del vespero. Brava, va brava, bene? Brava. Ah, aspettasse con scialli, mi scordai. Ah, dici, dici da poco dei rosari e i nostri botticelli, va bene? Papà, che fa? Ve la posso dimandare una cosa? Tutto chi tu la voglia. Quando io esco, mi dovete fare il sacrosanto piacere di non farmi seguire da Gegè. Scusate, vedi, se ne fece a donare. Un occhio bestia non poteva capitare. Ma Gemma, io lo faccio per te. E certo, a così io ti proteggo. No, papà, voi mi controllate e io niente faccio di male. Ma che ti controllo? Perché io a mia casa sogno come un sbirro. Voglio sapere la mia famiglia. E poi restiamo noi due soli. Che fatti non fa, così ti proteggo. Va bene, va, papà, ho capito. Tanto con voi sia non ci può di niente. Me ne vado, va. Va, va, va. Ah, non ti scordate di dirci quattro posti il rosario, babbo, non amare la mamma. Certo che possia, mamma la pensa più di morta che di viva. Voi quando ce l'avevate vicino, papà, la mamma non la segnavate proprio. Che dici? Tu eri nica, avevi 10 anni, eri piccinina quando mosse, ma perché tua madre era una camorriera, va bene? Ogni volta che aveva occa carina c'era un piano. Ma ci volevo bene. A modo vostro. A modo mio, ma ci volevo bene. Va bene, va. Vi saluto, ti papà. Saluto. Te ne accorgo, sì, te ne accorgo. Sì. Gigi! No, no, no. Perché? Non scordavo qualche cosa. Sì, accalati. Sì. Grazie. Dai! Te ne fai scatturare le mie figlie che abbedenate. Ma io cavo tu fuori! E che quando sono vicino all'allena, ma emozione! Che ti emoziona, credi? Usa il distorno ne vai. Sì, sa, credi. E tu l'abbedenare, per uno ne vai e uno ne vai. Sì. Che ne sai, se sta carusa frequenta gente, amicizie che non mi piacciono. Sì, è zitta fuori. Mia figlia la immaritare io, ma con cuore qui, va bene. Sebbene ha un piccolo difettuccio. Chi è sta faccia che fai? Quale faccio, Don Lollo? Sta faccia minchia che fai.
Chi è? Non te l'ha donato come figlia in una maniera? Ma quale? Ma io non me ne donai mai, con lo loca sua figlia è Sciangatella. Ah, perché te l'ha donato? E perché Sciangatella che fa? Non si può maritare, che pure che è Sciangatella. La carosa intelligente, a posto, va bene. Curiamolo ci misi i corna quando nascevano il Diamo, maledetto. No, no, no. Stavolta io non l'ho aperto di svista. Però... ossia, potete stare tranquillo. E come stai tranquillo? Con cretino come a te. No, 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 stai tranquillo. Devi stare tranquillo, le mie figlie. Tranquillo. A me, braccia, cretino. Aspetta che devi dire ancora te. Meno male che mi difficile dare un po' con il mio cucino, perché se era peggio spilorcio poteva stare ad acqua e fitti in zia arrestato di una settimana prima. Ma vinciamo lo che muore, buona tu cavo, una pace, bella cendita. Brava! Me ne compiaci, sono brava, prositi. Ma così fai il servizio, vero? A rubarmi dalla dispensa. Ma io ti mando da domaggio. Ma io non ce ne ho rubato niente. Niente? No, niente, che sono presi i miei cucini. Ma cucino? Sì, e poi a mamma buonamma e ho il cimitero. E io ti faccio tornare da domaggio a fare il compagno al cimitero. Ladra, disonesta, caina, usurpatrice delle dispense altrui. Una cosa del genere mi fai a me che non me lo merito, lo sai. Lo sai che non me lo merito, io. Io che ti ho nutrito, ti ho cresciuto, ti ho sfamato, ti ho levato, eri piccola. Piccola? Piccola. 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 No. Così. Io che ti ho dato un lavoro, ti pago magari un euro. All'anno. E allora che necessità hai? Che necessità ci hai? Di mangiare. Di mangiare, ecco. Mangiare, mangiare, sempre dalla gara, sta sempre a mangiare. Questo vizio di mangiare te lo devi levare. Tu ti devi disintossicare dal vizio di mangiare. Perché un vizio di mangiare ti può portare alla tomba, alla tomba. Chi è? Chi c'avi? Mi stai sentendo maletto. Ma chi si sente? Il cuore. Sta sentendo. Il cuore, ma sta scoppiando. Sta sentendo. Ma da che bella devi? Ma che c'avi? Stai sentendo, ma c'è bimbi in coppa politica per me. Stai pure. Io non ci arrivo stanotte, non ci arrivo. Che facendo? Chiama il dottore, prego. Dottore? Chiama il dottore, qua. Prego. Un dottore se bene vuole essere pavato. Mi sento che un migliolino, sai? lascia stare, ora mi ricopiglio. Che stai mangiando, Metti formaggio, giurisse, pure se mi cucino, l'aveva la pezza e me ne resi in taglio. Ah, sì? Che mi visti deperita. Deperita tu? Ma non ti ha tagliato mai lo specchio? Non lo specchio su te da lì non c'è già. Deperita. Che dici, possia? Chi sei la Costituzione che è massiccia? Perché mi chiede la mamma abbonata. Una cosa non c'è dire. Dunque, se è vero che questo pezzo di formaggio te l'ha dato tuo cucino, io non ti caccio dalla mia casa, va bene? E non te lo sequestro, ma se è vero che non è vero... E che facete, sentiamo? Tu sequestro e poi te lo scalo dallo stipendio, te lo scalo. Sì, va bene. Disonesto. Io? Spinoccio! L'altra! E' primaccio! Quello! Qui è chi? C'è un giovane di Don Lollò. Prego, se sto parlando con voi, un mio pagione, che vi stava lì, ma... Prego. Che babalecco? Che saggio, lo capisci? Don Lollò ci manda a dire che la crapa ci piacque assai. Oh, ma prego, si accomoda. Si accomoda. Prego, stasera mandava. Prego. Si accomoda. Ci possiamo offrire qualche cosa? Dammi che rosolio. Ma perché non te sta morto? Stai morto. Non ti pareva niente. Una specialità della mia casa. Mezzo bicchiere d'acqua. Già passai. Hai ragione, mezzo bicchiere d'acqua. Si può niare, si può fugare. Facciamo un dito d'acqua, così si umilia le Canarie. No. Anzi, grazie e buono staio. Che cosa comanda, Don Lollò? Don Lollò ci manda a dire che quando capole possia lo può tirare a trovare, che lo vuole ringraziare di persona. Certo. Personalmente. Certo. Ma io ci vado subito. E poi non mi deve ringraziare perché io niente feci. Niente. Quello che ho fatto, io l'ho fatto, non si avvina.
Unziadina, una sì. Unziadina. Ah, che c'è, cavaliere? Una sì. Unziadina, no. No, ci stavo dicendo che quello che ho fatto io lo faccio di cuore perché sono molto generoso. E lo faccio senza averne niente in cambio, specialmente con le persone che se lo meritano, che sono persone attologate e molto importanti. Dicillo. Sì, sì, vero, e io è generoso, sì, prode, così. Comunque, ci dicete a Don Lolò che domattina alle 7 mattinate sarò a casa sua. Arrivederci. Facciamo la madre. Bene. Signora Nella, i miei rispetti. Salutiamo. Salutiamo. Colpo di fulmine fu, eh? Ma che ti stai dicendo, Vossia? Che io sono signorina. Signorina allupata. Allupata. E una cosa, signorina, fammi un favore, dacci una bella stirata alla giacca quella buona di Nescere, con mano leggera, mi raccomando. Perché domattina alle 7 mi devo recare a casa del commendatore Longhitano. Va bene. Ecco, aspetta. Chi c'è ancora? Le porto con mia, sai? Sì, a Bettuccio. Bettuccio, cioè. Un piccerino, sì. C'aveva bisogno anche lui di una sistemazione, certo, no? Cioè. Questa può essere l'occasione giusta, sai? Perché di essere bestia è bestia. Ma ce l'aveva il diritto di trovare una sistemazione oppure no? Ma certo, appunto. Ci mancava. Don Gigi, Don Nastro, che sto intanto se lo seguisse. Pelaccio! Chi è che resiste? Ci stai a dare una passata. Con mano leggera, mi raccomando, molto leggera, moltissimo leggera. Del Figlio dello Spirito Santo, confessa i tuoi peccati. Padre Bornone, io sono. Oh, Lillina Peda! Veniste per confessarti? No, non si padre fa, lo sapete che io a ste cose non ci tengo. Lillina, Lillina, sei una picciotta intelligente, ma devi essere anche timorata di Dio. Pace pa, lo sapete che sono anche timorata di Dio, ma sapete pure, come lo saccio io, che la confessione è per anime deboli che sanno di peccare. Lillina, Lillina, non lo sfidare a Dio che poi si incazza e te punisce. Avanti, parri io alla gente niente, ci faccio capire chi sta cosa già di mia vossia. Va bene, parla che poi. Voglio scappare da Vigata. Parla piano, che ne può non sentire. Ma come sentire che siamo nella clesia? Sì, ma l'occhio e l'orecchio di tua patria se non ce l'arrivano. No, ditemi patria ancora, vi preoccupate, quella a casa, eh? Sì, sì, ma ave spie dappertutto. Che fu? Niente, una parrusciana che venne a pregare, che conosco benissimo. Continua. Allora, ci stavo dicendo che vorresti fare volare una colomba di Pasqua. Sì, sì, appunto. Una colomba che non mi poti più di volare già l'arboli di Vigata e se mi volieri a volare alla Svizzera. In Svizzera? E per chi proprio in Svizzera? Picchia da che poti trovare altri colombi che volano più liberamente, senza nessuno che ci dici per come devono volare e quando e picchi. Il colombo, colombo pazzen, sapeva qualche cosa, no? Piccamora no, ma la colomba ci lo vuole dire. Per chi sappi che io ci voli bene e facessi ogni e qualsiasi cosa per farla felice. Sì, ma io che posso fare? Ossia, assa. Parra. Vossia non acconosci quali chi convento di suore che c'hanno tante colombe svizzere che sarebbero felici d'aviri magari una colomba vigatese? Sì, qualcuno la conosce, ci potrei parlare. E vossia chi sto deve fare? A rimanente penso io. Ora parlo col colombo padre e lo convinco che è meglio raccossì. Cioè, Lillina, ma non mi mettere in tuo mezzo, che poi il colombo padre sa piglia con mia. No, sì, non dubitasse, padre Imbornone. A mia mi serve una strada, a rimanente ci dico penso io. A me. Ora la colomba vigatese parla col colombo padre
E io sogno sicura che lo acconvince. Va bene, Lina, fai come vuoi tu. Ma raccomando, con cautela, perché il colombo padre sa nervolia e pennete, che sa piglia con tutte. Non dubitassi, ci dico, padre Bornone. Ora la saluto. E te saluto, Lillina! Ah, padre fa! E che fa? Non me la date la soluzione? Lillina, ma va! C'è permesso? Uè. C'è permesso? Uè. Io sono Don Lolo. Io Filippo. Filippo Manguso. Ah, Manguso. Il crapista. Manguso. Quello della crapa. Ma che ne dà? Con questa salute, che piacere. Signoria mi deve perdonare se io mi rappresento davanti a voi senza preavviso. Ma siccome c'ho la porta aperta, pigliacciasi io. Che c'ho la petta, uno che cosa fa? Ci va dalla porta aperta, pigliacciasi. E io infatti, come vorrei, pigliacciasi io. Che se avesse trovato chiusa, avesse doppuriato. Significava porta chiusa, non si può ciasi. Invece c'ho la petta e si va dalla porta aperta. Ora pigliami un filo, perché non c'era battaglia. Invece se era chiusa, ci avesse preso in battaglia, avesse doppuriato e traseo. Dal momento che c'ho io per la petta, la porta, significa che si poteva ciasi, no? Che avendo la trovata aperta uno ciasi, infatti come si dice, ciasi se la porta aperta trovi, topolia se la trovi chiusa, io ciò è aperta e ciasi, se era chiusa non avessi ciasuto. Ma cosa? Quanto sì. Vuole? Sì signore. Io buono più, Signoria mi deve perdonare. A Vegata noi teniamo sempre i porta aperti. Vero, un vero. Un posto tranquillo. Grazie, sempre per questa luce. Vorrei vedere, mi deve scusare la signoria se mi ho permesso di buttare mio figlio. Ah sì? Ce lo voglio fare conoscere. Posso? Grazie. Bettuccio, vieni, provimmi, vieni, vieni, vieni. Tutto so bene. Allora, grazie. Salute il commendatore Longhitano. Basta così, non mettere suono. È di poche parole, però quando parla Don Lolo. Accomodate. Grazie, grazie. L'accettiamo, sì. Ma uno ne accettiamo, mancano le serge. Come ti chiama? Non ci sono serge. Come ti chiama? Berto. Berto, o Berto. Piglia una figlia, da bene, piglia una figlia. Berto? Ah, è ammaestrato, signore. Dopo signoria. No, prima l'ospite. Prima vostra signoria e poi ma sento io. Prima l'ospite. Ma manco sono me sparano, prima ossi e poi io. Che fai? Resta maggitta, come fai? Semola? Semola. Don Lolo, che piacere, veramente. Signoria mi deve scusare se io mi sono permesso di farci quel regalo di quella crapa di latte di Catese. Ah, sì, sì. Fa il latte, c'è buono. Meraviglioso! O latte manguso nominato? Un diso, latte manguso, lo bevi sì e non da chiana suso. Ah, e poi se questa crapa, o signoria, c'era una mattina una sguazzata, ci fa ricotta. La mattina la sbatte e fa ricotta. Ricotta di prima qualità. In parte sempre come si dice. Ricotta manguso, ma se tu per mangiarla e io non mi suso. Vero Berto? Basta così. Non mi poche parole però quando non si parte. Va bene, ha visto buona sta grappa così? Sì, che è buona, dai. Un nemmisa. Una cameretto, che dopo ora una nemmisa. Non è bravo, posto giusto. Posto, posto giusto. Il signore ha dato essere buono. A capre? La migliore grappa che avevo io. Sapete? E aveva due chiozzi luci, poi due mussiddu, che pare che dice passami. Poi il brucoggio, se fosse signore che ce l'accarizza, pare che accarizza un tappeto di velluto, sai, le cosce, gli aveva certe cosce, ma certe cosce. Poi aveva i zoccoli in dei peli, zoccoli che d'estate sono belle voluminose, invece d'inverno... Ci metti i pantofi. No, quelle pantofi. Si va a scannare, ma una cosa... La cosa che mi colpisce, sai, Don Lolo, io avevo certe mammelle sull'onore mio, ma certe mammelle, che mi venissero a scriverci un inno, l'inno dei mammelli. Ci toccate. Ma non è che sta capra io me l'ho immaritata.
Nel caso vostra signoria ci venisse in pensieri da bella pronta alla bisogna. Una cosa speciale, una speciale proprio. Io ci avevo fatto questo discorso della grappa, no? Per introdurre il discorso, insomma, del figlio, capisci? Ho capito. Questo è... va bene, lasciamo stare ora la preziosità della capra. Che mi volete domandare? No! Chi? Mi dispiace! Mi dispiace che vostra signoria mi dice questo, io domandarci qualche cosa fosse io, mai! Io quello che faccio lo faccio proprio di spontaneo moto del cuore che mi viene. Ma che ci pare, vostra signoria, che io voglio qualche cosa in contraccambio? Mai, mai! Questo che non me lo dovevo dire, mi sta finendo, signore. Mancuso. Mi sta finendo. Mancuso, lasciamo a stare tutte queste cerimonie. Io hai capito, anche. Capito il bisogno, forse. Non lo. Dal momento che la signoria vuole che io. Ci posso parlare a cornuto? Che fu? Come dire? No, 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 io ci sto prendendo, ci posso parlare a cornuto? E a chi? A cornuto. Poi a me non è che nel caso fosse, non è che mi interessa, ci sono problemi suoi nel caso. No, dico a cornuto nel senso a cuore aperto, a cuore nudo. Ah, a cuore nudo, a cuore nudo. Un altro figlio, No. E con cui? Quale figlio? No. Diciamo un altro figlio. C'ho un figlio, E ho capito, fuori. Buono, chi sto cazzo, non lo. Ah, con chi? Certo. Ma come parlate come se ci fosse un altro figlio? Certo, io stavo dicendo c'ho un figlio nel senso per introdurre il discorso sopra il fatto della figliolanza. Ah, ho capito, va bene, mi pareva. Chi sto cazzo? Mi pareva che c'era un altro figlio, perché non riesco a immaginare. No, questo qua. Ho capito, chi? Questo. Avanti. Si accomoda! Qui! Aspetta, Casite! Aspetta qualcuno! Siccome ristavante! Ma avanti un ristavante, dopo aspettate qualcuno! Ci aspetta qualcuno, io me ne vai, Adolfo! Aspetta il nonno! Io lo visto come ristavante così! Ma io ristavante, non lo scuso! Ah, per il fatto che siccome signore era sei portapetti, per che ho tutto qualcuno! Stavo dicendo, io ho un figlio, questo, detto, capito? Questo qua, perché mia moglie, meschina, oramai è morta. Ah, condoglianze. Grazie. Morta, sì, è morta. E quando è passata? Non lo so, 25 anni alla nascita. Come alla nascita? Sì, signore. Sua moglie alla nascita fosse, e allora con cosa me ne dà? Io? Cuparrino. E là, Cuparrino? No, no. Io non me ne dava Cuparrino, no, no, no. Che nascevano se restare, non lo so. Stavo dicendo, mi ho maritato con mia moglie, ma mi maritava il parrino. Il parrino di sta missa. Vuoi prendere la qui presente, vuoi tu prendere? E ci siamo presi, capito? Ho capito, ma magari mi via, quando mi maritai, mia moglie, il boss magari, meschina. Che mi stai dicendo? Mi maritavo il parrino. Sua moglie è morta. Morta, sì. Con teglianze. Grazie. Ma mi spiace assai, veramente. Sì. Ma che cosa... Perciò, sua moglie è morta, mia moglie è morta, fece uno scopa, proprio. Ci voleva dire quando io ci penso, sai, gioia mia. Ora ide, gioia è assunta in cielo. Ah sì, e meno male che è stata assunta in cielo, perché cacciavaglio ne manca. Per no, sua moglie invece? No, mia moglie che ne sa, perché ha gente di casa. Mia moglie se ne va all'inverno. Ah sì? E perché non potete trattare come paradiso era in ristrutturazione. Ah sì? Stiamo andando all'inverno. Ora stiamo aspettando per fare questo trasferimento. Non immagino, io sicuramente me lo immagino che è già col cuore aperto che aspetta la signoria che la va a trovare. Io ce lo auguro proprio perché la signoria si riunisce con sua moglie e passate le belle giornate che non avete potuto vedere a cantare. Mancuso, ce lo auguro. Auguro magari a lei. Sì. Siccome io ho questo figlio e il desiderio di mia moglie mentre stava tesannando i palitti, Ida mi diceva, dice Filippo sono io, no? Ida invece ha detto che è mio figlio, è Filippo. Mi diceva, dice Filippo, noi ci abbiamo sto figliaretto, tu me lo devi impiegare. Ma fuori di Vigata, lontano, nel nord! In Svizzera! Ulala io! Io! Chi è? Un
buttate in tante paraggi, capito? Ogni volta che sento sta parola svizzera non ne posso fare a me. È una cosa proprio che mi pesce, una specie di combustione, sono combusso, capisci? C'è questa cosa. Quindi se voleva che io lo impiegavo a nord, mogliere, capisci? Lo stesso a Roma, a Milano, a Biaticrasso, a Palermo. E Palermo è caro, il nord del a Sapra, che è più il nord di Palermo, magari. Il fatto è che io non conosco nulla né a Palermo e manco a Ciapane, don Lolo. E non conosco nessuno, manco al Banco di Sicilia, dove mi figlia Betto che è il ragioniere. Io sono ragioniere. Potesse trovare un impiego, no? No, ci stava dicendo, visto che mio figlio è ragioniere, potesse trovare a Palermo al Banco di Sicilia un impiego. Ah, al Banco di Sicilia? Sì, signore. Era un bellissimo al Banco. Io non signoria, non lo so, E per questo, perché sto... Il signore, non lo so. Ma voi non siete amico mio? Sì. E Betto è amico mio? Sì. Considerate la cosa fatta. Grazie, grazie, non lo so. Un signore ci arrende veramente per tutto quello che sta fando per mia e per mia figlia. Ci mandano una crapa a semana. No, è un erai per dire. No. Ce la mano scannata. No, non voglio vivere a botte. Si fa delle belle custicette, si fa arrostute, oppure si fa del crapuliato. Se lo crapulia la carne, ci fa una foglia di limone sopra, una sotto, se la mette a arrostire è buonissima. Sì, poi pensiamo come sta a fare. Ci, ci mandano carni bianche, ci mandano calline, porticini, callicetroni, ci mandano taccuini. Ma questo, che fare? Che abbia un zoologico? Che fare? Non lo vuoi. Qualsiasi cosa avete bisogno, un frisco, e io arrivo. Mi deve perdonare se ci passa la parte. Grazie, non lo so. Sempre grazie per tutto quello che stai facendo per noi. Grazie. Bertuccio, saluta il commendatore Longhitano. Saluta. Papà. Sì. Mi figlia. Salutiamo signorina, permette, mi chiamo Alberto Mancuso, figlio del qui presente Filippo. Sono onorato di fare la sua conoscenza e se non ci reca disturbo ci vorrei baciare la mano che tale bellezza vigata non si era mai veduta. È stato miracolato. E per caso forestera? Ma quale forestera è mia figlia? No, per carità, ho l'assassistare, non è stato importuno suo figlio, anzi è stato gentile. Piacere, Lillina. Va bene, basta così. Beh, allora noi, don Lolo, togliamo l'incognito, va bene? Signorina, mi ha fatto molto piacere fare la sua conoscenza, don Lolo. Tantissime segui a tutto il mondo. Aspettassi, va con Vanni. No, non c'è bisogno, non si disturba, signora. No, non si disturba. Vanni. Guarda che bella. Guarda che bella. E più cretini suo padre, su. Lillina, oh! Che stata lì? Simpatico! Ma voi? Un signore mancuso! Che simpatico? Che dici? Sì, mi passi spigliato! Una bella parlandina! Finicchio! È bello, papà! Ma che finicchio? Appena la testa tu ci viene subito la parlandina! Qua non sta parlando mezz'ora a sto cretino! Tu cretini suo padre, che da lì? Che fai? Dice? Vabbè, niente, papà, così disse una cosa per farsi simpatico. Ma non mi fa piacere una mia sta cosa. Chi è? Che cosa vuoi? Che trasiste un coppo di furia, che vuoi? Che voglio? Che vuoi? Perché vossi è per l'impressione che aiuta senno ci voleva dire qualche cosa. Sì, sì, papà, io ci volevo dire che me lo scordai quello che ci dovevo dire, papà. E te l'hai venuta, Rio? No, anzi, assolutamente, papà, mi passò di mente. Anzi, sai che c'è, papà? Io mi ritiro. Ah. Sì, sì, papà. Io ritiro. Me lo scordai, mi passò di mente, papà. Non lo posso dire. Queste caruse oggi, che a me non mi sta piacendo. Questa la bussola che sta appena mi sta succedendo. Io non ne siamo arrivati. Che fa? Non mi sta piacendo a te. Facciamolo male, don Lolo. Per tenere a mia figlia la chiesa, ancora vestuta così. Don Lolo, non mi ha riconosciuto un'ora. E che vuoi dire? Che vuol dire? Credi. Dunque, don Lolo. Due cose importanti. Dimmi la prima. Ah, prima... Andiamo a ascoltare una roba. Ah, sì, c'è don Lolo. In paese si sente perché arrestarono a Pippo Genuardi e dopo manco mezza giornata lo misero fuori. E perché? Dici che si trattò di... come si dice? Uno sbaglio.
un equinozio, don Lollo. Un equinozio per quando due cristiani si chiamano allo stesso modo, per mininominchia, come si dice? Mininominia. Hai caputo niente, ma che schifo sta dicendo? Permettisse, don Lollo. A Pippo e Geroardo lo carzararono, come quando due cristiani si vengono a chiamare allo stesso modo, io uno lo schiccaggia. Ah, bravo, perciò prima l'arrestano e poi nel mire respiro dice scusi tanto, abbiamo sbagliato, un relasso, no? No, no, non mi guarda. Io manca mia, don Lollo, fatto ritruzzo carlesimo, che l'arrestarono magari per mininominia. La legge ci mise 7 mesi prima di farsi persuasa dello scaggio. Vabbè, sono cose che poi mi vero io chiesto. Dimmi la seconda, andate. Dopo, la seconda, che... Minchia, ma ascolta, meno male che non c'è la testa. C'è Cecilino, don Lollo! Aspetta. Io come unissimo sia la seguitai in ogni posto in dove che andava, senza che me ne facesse addonare che la perseguitava. Io come unissimo sia cauto fui, calellino, non se ne addonò. Perciò sia potrei stare tranquillo, ma non potrei stare tanto tranquillo. Tranquillo e non tranquillo. Stare tranquillo e non tranquillo, capo e dire, forza. Permettesse, don Lollo. Lillina. Si neva alla cresia. E usa, ci veniva a pregare per i suoi bottici. Non si non neva a pregare. E che faceva? Si confessava, compate in pornò. La carusa è timorata di Dio. Non si? Non è timorata di Dio. Cioè sì. Non si è sì. È timorata di Dio. Basta! Io non ti sbattisse a Dio, a testa non pure, ma sbattisse io con Dio. Caparra, figlio, chiaro. Io non dico che non è timorata di Dio, dico solo che la confessione era tantichetta. Che la faccio pure, che la faccio pure. Tramma! Tramma, di che senso? Don Lollo, nel senso che... Lillina vuole fare volare una palomba. Mio figlio vuole fare volare. Finito chi ducchi capri, mio figlio è spostato prima volta. Cioè, vuole fare volare una palomba a Svizzera. La palomba in Svizzera? Sì. Come una palomba in Svizzera? Ce l'ho sentito dire che ce lo diceva a pace in Bornone, che ci diceva che aveva delle suore che potevano fare volare sta palomba di pregata fino alla Svizzera. Ah, perciò, e si confessava con Padre Bombone, uno ci diceva... Questa palomba poteva volare alla Svizzera, sì, non mi guardi. E manca mia, don Lollo, manca mia. E manca mia, però è a posto. Posto? A posto, buono. Se mi figliamo sentenziare le battere per la Svizzera, allora si leverà la testa su Stati Uniti. No. A cui, don Lollo? No, figli in petto. Appena c'è il mio figlio, ci viene una ballendina e a mia figlia mezz'ora sta a tagliarla. O figlio di Mancoso, Berto! Come una sciamonita mia figlia tagliava chiesto. Allora che faccio, don Lollo? Guarda che fai, ora vai nei parti Bornone, va bene, ci dici che con gentilezza lo porti qua con gentilezza e ci a dire che ci voglio parlare urgentemente. Ma sì, don Lollo, mi raccomando, con gentilezza! Non è che la puttana è scannato, con gentilezza! Ma con gentilezza, don Lollo, che sogno armato io? Io non ho stato mai armato! Don Lollo, che c'ha? Se io Mancuso, ti assiste tu a misurare la pressione. A morire, don Lollo, a misurare la pressione! A morire! Mi piace. Bella, c'è un rosa colorita, abbondante. A questi lei è stata nicchia magari più mia, la facciazza di tuo padre. Mi piace. Grazie, può mettere l'unziatina. Che dici, pisci ceci, pur da magari, peperoncino, sali, pipi, pochi mutica, abbondante. A questi lei è stata nicchia magari più mia, la facciazza di tuo padre. Mi piace. Allora ti faccio la zuppa di maiale. Che dici, fegato, mizza, promonio. Ah, poi ci mettiamo pane, no menzo, abbondante, a così non resta da nicchia magari più mia, alla faccianza di tuo padre. Mi piace. Gioia, mi sta facendo sciamunire, chi è che ti piace? Lillina. Sì, la figlia di don Lollò. La figliuzza di don Lollò? Ma tu sei pazzo? E questo è un desiderio pericoloso. Sì, però a me mi piace. Ma tuo padre lo sapeva? Non si... Però ce lo voglio dire. Ma che c'è a dire? Nunziatina, tu mi devi aiutare, no, mi devi aiutare. No,
gioia, Betto, che avessi a fare? Lo sai che facciamo? Ora scriviamo un bello biglietto amoroso, tu prendi e ce lo porti. Sì, così appena non me ne sapere dopo ci siamo finiti, io e tu, non è possibile. No, 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 non c'è te, no, questo non lo devi fare. Non si può fare. Quante volte ti ho coperto io da mio padre per non farti a scoprire che ti rubavi le cose dalla dispensa? Tu parla a legge, poi non ho rubato niente, li pigliai in prestito. Eh sì, però poi te le mangiavi. Erano buoni, ti piacevano. Allora mi devi aiutare. No, Betto, gioia, ma non si può fare. No, no, carta penna e calamaio, 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 sei pronta? Avanti, adesso non faccio scrivere, come si fa? Lillina, Lillina, Lillina! Quando vuoi l'hai a scrivere? Una volta! La ritto ci vuoi! Ma era per trovare le parole giuste, no? Sì. Allora scrivi. Lillina! Lillina! È Berto che ti parla! Ma chi è la seduta spirita? Ma no, si era per dirgli che sono io medesimo! Ma così che pare che io spinto davanti! Ma tu dici che si può te scantare! Ma certo, Berto, Giorgio! Allora scrivi! Tu non sai chi sono io! Un maresciallo da carrubinieri! E così ha impressione, primo tempo! Ci vuole gentilezza, delicatezza e i femmini come oggi si conquistano coi fiori. Allora scrivi, questo biglietto amoroso lo scrivo un fiore per te. Abbiamo fatto un giardino di rose. Senti, Betto, non si cosa di scrivere bigliettini amorosi. Ora tu dico io come la scrivere, senti a mia. Tu a scrivere, cara signorina Lillina, di quand'è che vi ho visto vi siete sembrata una mulinciana fritta sopra la pasta inghiacciata carricotta salata ma quanto potevi essere bestia tutto questo? Dimmi papà, ma io te lo volevo dire! Non è difficile, stavo aiutando un piccolino. Senti, con te poi ci facciamo i conteggi a posteriori, va bene? Sì, posteriori. Zittite per zitto. Dunque, da quello che ho capito, questa picciotta nel senso di Lillina, a te ti piace, vero? Sì, ci piace assai, ti piace. Non c'è bisogno che mi fai la replica. Ci piace assai. L'ho capito perfettamente. Non c'è bisogno che replichi. Ci piace. Ci piace. E allora, basta. Dimmi una cosa, ma dico, dopo mezza volta che l'hai vista. Sì, papà, colpo di fulmine fu. Lo sento che non ha. Ancora? L'ho sentito, perché io sogno sciancato, no, sotto. Quindi, sì, dico, ma ti sei reso conto, figlio mio, che sta picciotta è sciangatetta? Sì, papà, ma che ve ne dire? E poi magari vossia, non è che mi so tanto meglio. Come ti permetti? Ma come ti permetti? A tuo padre ci dice una cosa del genere. Bello rispetto patriottico che c'è. Che c'entra? Poi il mio è stato un incidente sul lavoro, è stato. La creatura invece, insomma, è sciangata dalla nascita. E francamente... Due sciangate in famiglia per una cosa esagerata, mi pare. Che di essere la ragazza è bruzza. C'ha un certo portamento, c'è petto palumino, i fianchi belli, insomma, nella faccia c'ha l'occhio vivolo, è bruzza proprio appassionante. Però è troppo. Troppo spetta a Pettie, figlio mio. Vedi? Tu ci avessi bisogno di una ragazza più mansa, una che non ci aveva tanti sgrilli per la testa, capito? Sì, papà, però a me mi piace, è bella, geniosa, spigliata. Ma ci fai il riporto, ci fai? Tu vuoi stare muta? Che fa? Tu vuoi stare muta? Va bene, la nostra carusa ci piace. Invece sta arrivata a questo punto. Io vi devo dire la verità. Ve la devo dire, la verità è proprio che mi costa dirla, però non ne posso fare a meno perché sta picciotta. A me mi piace! Ma papà! Ma mi piace a Ma che stai dicendo? Io mi piace! Ma papà, la volevo io! Se mia mi piace che ci posso ma fare! Ma la voce dai! Ma che bella, se mi piace! Ma chi è giovane? Ma che qui allora? Ma così è che è giovane? Che cosa? Che non si affronta! Un momento! Ma che cosa state capendo, po' di caso? Che a me sta picciotta mi piace nel senso... No! A
piace nel senso che mi piace Pirro. Magari Dio. Ora facciamo una bella cosa, vada, visto che sta picciotta ti piace. Ci vado io personalmente a parlare con Don Lolò e ci faccio questa dichiarazione d'amore per conto tuo, va bene? Insomma, faccio le tue feci. Faccio le tue feci, ci parlo, perché tanto con questa gente, figlio mio, sai, è meglio non nasconderci niente, perché tanto lo vengono a sapere lo stesso, quindi non male che uno ci dice. Papà, ma dici di più davvero? Sei contento? Papà, sono benissimo. Ora facciamo una bella cosa, ora te l'ha detto io una bella liccia per questa picciotta, mettiti bene le mani nella scimoneta, che ne ha sentito. Sì, sì, papà. Prendi la carta e la pinna. Carta, penna. E scrivi, hai intinto la pinna? L'hai intinto? Intinto? Ci deve poi intintere. Io intinto, tu intinti e gli intinti. Ah, bagna sta pinna, bagna. Dunque, pronto? Oh! Oh! Chi è? Me! E allora perché dicesti oh? Ma così mi disse di scrivere oh, io l'ho scrissi! Bestia, cretino, bestia. Oh, nel senso di aggettivo qualificativo, capito? Non voce del verbo, aggettivo qualificativo. Deve presente indicativo anteriore passato, condizionale algebrico corrispondente con l'anatema profilattico del sistema algebrico. Allora, oh, 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 con l'H, apre, l'H, fine, oh, oh, virgola, Lillina, Lillina, mia cara Lillina, mia cara Lillina, virgola, io penso a te, penso a te, dalla sera, sera alla mattina, mattina, punto esclamativo, bastone e punto sotto, bastone e punto sotto, ogni volta che ti guardo, penso e dico, puntini di recitenza, un puntino per puntini, no, per... quando puntini ci mettessi? Tre, papà, sai, sono, non esagerare, ma ce ne quattro, quattro puntini, quattro puntini. Quattro numero, bestia. Quattro nel senso di quattro puntini, no, quattro numero. Uno, due, tre, quattro. Dove eravamo rimasti? Penso e dico. Penso e dico, ma tagliate sta picciotta. Tagliate sta picciotta. Quante duci. Duci. Quante beggia. Bedda. Magari se t'andicchia, sciancatetta. T'andicchia, sciancatetta. Bestia. Poi non te lo debbono dire che sei bestia. E così si scrive sciangatetta, cretino. Maiuscolo, bestia! Ah no? No! E perché, papà? Minuscolo lo devi scrivere. Ma perché? Perché così pare meno sciangata di quello che è. Troppo minuscolo. Così pare che quarta. Piacere, l'onore e grandissimo sono tutti miei, grigio commendatore Longhitano. Mi scusi che io l'ho fatto venire, sai, ma per una fesseria. Ma che cosa mi vuoi contando? Ma quello di subito, poi mi ha accompagnato Gegè. Con delicatezza. Sì, delicatezza proprio. Sono mortificato con uffici veri per niente, ma una cosa... Don Lollò, magari che avesse stato niente, io sarei venuto lo stesso. Sì, grazie, grazie. Molto mi sta cascando la faccia in terra, va. Ah, Don Lollò, ma che cosa sta dicendo? Perché quello venere per una fesseria, per davvero. E allora diciamo che sono venuto solo per il piacere di vedere. Bravo, bravo, bravo. Oh, sapi, che cosa c'è? Canoarci, vecchi. Sì. Arrivata a una certa età, andiamo come i piccoli. Volevo sapere chi sto, volevo sapere chi tu, che fa l'altro. Specialmente quando si tratta di figli. Parrasse, sono ai suoi ordini. Ora, Parrasse, magari lei, tutto chi tu carisce in questa stanza resta a carica. Non esce parola, manco se mi ammazzano. Se mi sta facendo scandare, non lo so. Anzi, facciamo una rivista. Che io sono parrino o sia peccatore. Oh, per damarsi. Me parrasse la palomba. Ah, la colomba di Pasqua? No, la palomba svizzera. Ah, la colomba palomba che vuole volare in Svizzera. E così è come seppe. Io tutto cosa sai. Capisco, capisco. Don Lollò, ci giuro che Lillina mi disse che ce ne avesse parlato così, eh? E me ne parrasse così. Sì.
Dunque, pare che Lillina, che è una picciotta intelligente, timorata, forse, non sta bene avvocata e... Forse, vuole una vita diversa, ecco. Ah, ebbene, ne ossia perché se ne vuole fosse navigata e non la voce a banda. Sì, in un convento di consorelle che io conosco, un convento di suore timorate, don Lollò timorate, ma non può fare sa monaca. Ma quella monaca, porca mia figlia, io la conosco buona mia figlia. Appunto dico, forse perché vuole cambiare un poco d'aria, così per un periodo, ecco. Ma mi interessa andare a faccia. Mi sta dicendo la verità? Don Lollò, è che ragione avesse di dirci c'è una farfanteria? Guardi, Marrone, a posto! Mi sta piacendo. Mi sta piacendo assai. Mi sta piacendo? Sì. E vossia la devo accontentare. Ah, vossia non è contrario! Assolutamente, ma ci può essere contrario al bene della propria figlia. Non mi sento sollevato, Don Lollò. Ma se sapesse... Come mi sento sollevato! Devo stare sollevato come i palombi. Allora dopo il disturbo, Don Lollò, Se l'era bisogno, ma ne il signore Don Lollò, bacio le mani, la saluto, tolgo il disturbo, sto comodo, Don Lollò, la canuccia, bravo. Aspetta, lo faccio accompagnare da Gigi. No! Non c'è bisogno, Don Lollò, si ricorda che canuccia, poi mi faccio una passeata, piglio un poco di aria, canando la chiesa è vicino. Sì, lodato Gesù Cristo, non aveva bisogno. Te ne sa cura fiscale che sul ripeto. Ah sì, grazie Don Lollò. Ti saluto Gigi! Che fu? Niente Don Lollò, tutto a posto! Gigi! Don Lollò! Benetto, dimmi una cosa, come sta a fiscale? No, c'è Don Lollò, non sia male. Ah, scusate, che sì, c'è Don Lollò. A Palomba la dobbiamo fare, ma volare a Svizzera! E qui a Palomba? E qui a Palomba, Don Lollò, qui. Signore, non c'è ripetere adesso qui. Qui a Palomba? Ma non sai chi è a Palomba, possibile, ogni volta che ti dico una cosa tu scordo, oppure che schiacchi, non ci ripeto. Ma se non sai niente, ogni volta devi fare lezioni. Ma quando, ma non sai ma quando fai 2 più 2? Quanto fai 2 più 2? E' vero che non sai quando fai 2 più 2? Quanto fa? 4! 4 fa! 4, ogni volta mi fa spiegare. Attento a stare quando parlo io, va bene? Sì, chi sei a mano destra? A mano destra, sì. A mano destra, e chi sta qual è? A mano sinistra. A mano sinistra. Dimmi una cosa, dimmi qual è la destra e la sinistra. Ora che mi scavo e confondiamo da mamma. A Palomba è mia figlia. Lillina! Lillina! Eccio, Don Lollò, che non l'avevo capito quanto siete intelligente, Don Lollò, eccio! Ho capito? Sì! A così mia figlia se leva a mezzi per, se ne gira proprio la Svizzera, a così se ne avrà la testa a sto cretino. Alberto! Alberto! O figlio Rimanduso! Ma scusa, che troppo interessa sto figlio Rimanduso, sto cretino, peggio di sua faccia! A venire contro mia figlia! Un mazzo, Don Lollò! Un mazzo! Ma non sai che faccio ora? Ora ci vai direttamente a casa. Da Mancuso. Da Mancuso? Vado da Mancuso io personalmente, va bene. Lollò. Che ci faccio trovare sto vizio di suo figlio che ha saputo a mia figlia. Ossia è un genio! Un genio! Un genio, Lollò! Permesso? Qui è? Io vuoi? Io! Bi! Lollò carissimo! Ma che piacere! Ma che piacere raccapricciante, veramente! Date caso, ma moriceva, veniva aiutarci alla sua casa, perché disturbare se bene nel cammino. Mi trovavo qua vicino e venivo. Ma che piacere, veramente! Ma lo sapete chi viene magari? No, signore. Perché stavo pensando a lei. Ma grazie, un pensiero bello questo, Sì, e mentre pensavo a lei, pensavo a un'altra cosa. A che cosa? A un'altra. Allora non pensavo a mia. No, pensavo a lei. No, pensavo all'onorevole Palazzotto. E che cosa c'è già su io con l'onorevole Palazzotto? Voglio dire, pensavo all'onorevole Palazzotto e a lei. Non capisco, Don Lollò, non capisco proprio. No? Vede che cosa c'è? Che l'onorevole Palazzotto io ci faccio tanti favori. Sì, signore. E mi sono ricordato che lui mi ha fatto qualche favore a me. Don Lollò, a me mi dispiace, ma io continuo a non capire proprio. Venga, mi spiego. Sì, ma prego, si accettasse, ma che piacere. Prego, si accomoda. Ci posso offrire qualche cosa? No, niente, grazie. Bicchierino di rosolio? No.
un nido di latte, grazie, un cucchiaino di ricotta, senza cerimonia. Ma che piacere, veramente, che piacere. E allora mi stava dicendo? Ecco, vede, caro Mancuso, noi siamo persone che vogliamo il bene di altre persone. Sì, signore. L'altro giorno lei venne a me casa con suo figlio Umberto, sì, per raccomandarmelo per qualche posticello, specialmente a Banco Sicilia. Sì, signore, sì, signore. E allora per avere questo favore, per farlo già a Banco Sicilia, mi devo rivolgere presso ad altri amici. Ho capito, come all'onorevole Palazzotto. Va bene, l'onorevole Palazzotto che fa? Mi deve fare dei favori. Per mezzo dell'amicizia mi fa questo favore a me per lei. Non ho capito, non ho capito. O signoria ci domanda all'onorevole Palazzotto con questo favore. L'onorevole Palazzotto che ci fa un favore a lei, ci passa questo favore, ci passa a voi signoria. O signoria prende questo favore dell'onorevole Palazzotto, su te ne mossi e piglia e poi mi passa a mira. È tutto un giramento palazzottiano. Bene. Insomma. Sì, signore. Mi fece il romanzo, ma sì, non signore. Sì, signore. Comunque l'amicizia è una cosa sacra. Vero, vero, vero. E ora passa ad altro. Sì, signore. L'altro giorno, sì, sì, quando lei venne a me casa... Attendo che a bocca si smenna. Quando venne a me casa con suo figlio Umberto, sì, signore, mi salutava all'occhio una fruscaglia. Mi! E non mi dice niente. Mi è stato due giorni con suo fastidio. No, mamma, non lo so. Ma mi poteva dire subito che aveva sta cosa. Ma chi? Ma come? Se ne sta due giorni con una fruscaglia all'occhio. Se ne secca. Che succede? Se ne sta male. Signore, si sto... Chi sto rapissimo quando vuoi? Ma chi è che fa? Ci sciuccia la fruscaglia. Se n'è andata? No, ma scusate. Aspettate. Caccia lei. Ma che sta la fruscaglia? Ma quale fruscaglia? Io stavo dicendo la fruscaglia come metafora, Sì, più terribile sono, quando sono metafora e metaina, sono terrificante. Prima a finire uno scorso. Signore. Dico, l'altro giorno, quando vieni a me casa, va bene, con suo figlio Umberto, ho notato una... Se gli rossi è su scherzo. Aspetta, non hai capito, io vasturo. Stava dicendo? L'altro giorno, quando venne con suo figlio Berto a me casa, il signore, mi cascava una pietra in collo. Ma una pietra? Ma la signoria sa fare benedici, le pecciate, fruscate, tutte cose bossi che ci cadono. Non detto come ci avete attaccato lo scusso. Ho notato. Sì, signore. Ha notato? Eh? Da gebbia? Ho notato. Da gebbia. Andiamo in campagna. Se mi sa notare, da gebbia, che c'era cavolo, no? Ma questo ne avremo una ultima giorno, meglio. Come non ci dobbiamo spiegare? Io quando scambio a me ci a casa è un cretino, quindi ho capito. Ho notato, signore, ci sono notato da gente. Sì. Visti. Ah, visti, sì. Ah, non notato, visti. Visti. Natanno. Visti Natanno. Visti a suo figlio che aveva un certo interesse sopra mia figlia. E di mia figlia nei riguardi di suo figlio. Morì! Se ne adorava per il suo figlio. Morì! Sono contento! Hai contento? Guarda che felicità, Don Lolo! Questo è l'amore, Don Lolo, l'amore! L'amore è come la stella vespertina che insembra con quella mattutina, tramonta dopo il sole e sorge prima del sole. Come la stiglia polare che non tramonta mai e veleggia sopra le nostre teste come una corona di fiori. Come due stiglie, quando due stiglie si guardano, una a ponente e l'altra a levante, si dicono: no, tu sei la prima stiglia, io sono la seconda stiglia. Si incontrano con due sole che si guardano e dice: tu sole, io sono sole e tu sei la seconda stiglia. L'amore, Don Lolo, questo si chiama amore, ho capito, eh? Ho capito, Don Lolo? Un ufficio fare a bene. Don Lolo, i tuoi picciotti? Eh? I tuoi picciotti? Ah, i tuoi picciotti? Eh? Sì! Ah, sì! Ti piacciono, Don Lolo? Ah, sì! Ma che rabbossi che ti piacciono? Picciotti! Compare, compare! Compare! Avanti, finiamo, vediamoci del tu! Dai una camina, Lolo, scendiamo qua tutte le a picchiare qualche cosa. Ma cosa? A me il suo scorso non mi sta piacendo. Ah no? No, signore. Va bene.
Suo figlio sa lavare la testa a mia figlia. Se vuole avere un posto a Banca Sicilia, non assicurare più a mia figlia. Va bene? E non ci piace che la picciotta si piace. No, no? Assolutamente. Io va bene. Va bene, oggi domani questo matrimonio non si deve fare. Non c'è problema. Non c'è problema. Questo matrimonio non sa da fare. Non c'è problema. Usate pure questo matrimonio. No. Questo matrimonio non sa da fare. Purissimo. Don Rodrigo. Un po' di aro campaggi. Come si incina dei così lauci? Torna a bordo. Uso il quattro. I promessi sposi. Ah, Alessandro Ammazzone. L'ha ammazzato. O signoria non vuole che ero picciotto. Assolutamente. Non c'è problema. Non c'è problema. Ora che me ne vado, mio figlio Betto, e ci dico che si può chiedere a raspare i corni a non cercare. Ma sua figlia Lillina non se la prende. Che allora ci faccio sedare alla Virmina. Sassettasse. Sassettasse. Ma sta fa con te sassetta. Io manco 5 minuti, poi donno. Ora stai pieno. No, vuol dire a campaccia a parlare con sto Don Rogino. Ce l'ha altri quattro che non sa permettere. Ma lui, mi corre. Papà, la vedo. Lo sai che cosa c'è dietro quella porta? Non si, papà, non lo so cosa c'è dietro quella porta. Il miele, c'è figlio mio, il miele. Ah, il miele! Sì. E che ci dobbiamo comprare il miele di notte? No, cioè, non ci dobbiamo comprare. Quando dico miele, non significa che è il miele per davvero, capito? Ah, no. No, ci sono dietro quella porta cose... Femmine, zuccherate, capito? Ah, come le pupe di sale! Bravo, come le pupe di sale, solo che queste femmine non sono di sale, ma di carne, capisci? Di carne! Pi, e che ci dobbiamo mangiare le pupe di carne? Vabbè, no, cioè, non, queste femmine non si mangiano, queste femmine si affittano, capito? No! In queste case, i mascoli come a te e come a mia, si possono affittare le femmine. Affittare? E per quanto tempo? Per un anno? No, un anno, un quarto d'ora. Mezz'ora proprio. Che cosa curiosa. E che cosa si fa con le femmine affittate? Un cessetto. Un cessetto? Ma com'è possibile, figlio mio? Ma è possibile che la tua età ancora tu non sai che cosa ci fa un uomo con una donna? No! Tu non lo sai, io mi scudai tutte cose. Che ci fate? Dunque, che cosa ci fate? Ah, pure udai. Dunque, un uomo quando si trova con una donna, se la carezza, se la sbaciucchia, se la plasma, se la liscia, se la... Se la impasta? Ti sa, basta, poi metterla a ridare un dopo. Vedino, ci date i soldi e queste femmine ti fanno provare piacere. Capisci? Sì, 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 papà, io l'ho capito. Bravo. Però mi vergogno. Non ti devi vergognare. Ma io c'ho altro per la testa. Questo altro che c'hai per la testa te lo devi cancellare, perché lui ti consuma bastonate. Ma capito? Papà, a me mi piace Lillina ed io il miele lo voglio fare con lei. No! Lillina, il miele è troppo meraviglioso per te, te lo devi scordare con Lillina. E io non me la voglio scordare. Te la devi scordare perché la sai nunca suo padre e il sottoscritto te la fanno scordare a compagno la scuola della testa. Ma papà, tu mi avevi detto che la cosa tra me e Lillina ti piaceva. E ora non mi piace più, l'hai capito? Tu cucchista, cammina. Ma papà, Lillina mi ha risposto al biglietto che tu hai scritto per me. Ah sì? Sì, e lo sai che cosa mi ha detto? No. Che l'ho colpita. Col biglietto? Sì. Mi ha colpito, io con questo recatato. Papà, Lillina mi vuole. Cammina, tu non la devi volere, tu la devi cancellare, Lillina. Senti una cosa, perché...
tu con quattro di queste femmine a Lillina te la scordi, senti a mia, Cias. No, io mi vergogno. Cias, non ti vergognare. Io mi vergogno, non papà. Non ti vergognare che ci provi suppa, Cias. Io mi vergogno. Aspetta, sai che ti dico? Cias, magari io. Chissà che mi ha rotto qualche cosa, capito? Cias. Potessi dare una mano d'aiuto! Va, da che screanzataggine, va! Fermare una signorinella sola per la strada! Ma io ci volevo dare solo una mano d'aiuto, che avevo visto mi parsi troppo in eccedenza! Ah, sì, in eccedenza, ma sì. Di sto peso il mio corpo ne può sopportare pure il doppio! Ma voi siete la creata di Filippo Mancoso? E voi siete giovani di Don Lollò? Piacere, Cece! Piacere, Nunziatina! Ve ne andate di quale clic di quale clic di quale clic di parte? Ah! Non dico, ve ne andate da qualche parte! Ah sì! A fare servizio, e voi? Ah, io magari che non lo mi vanno a testa a manca a sbrigarci qualche faccenda! Faccenda? Pericolosa? Non c'è! Oh, che quale pericolosa? C'è fu da casa un campere che non ci ha beverato la vigna, Don Lollò, e io ce lo devo andare a ricordare. Oppure qualche duro che non ci ha pagato la decima, e io ce lo devo andare a ricordare. Oppure qualche duro che ci ha fatto un torto a Don Lollò e non ci da mannau scusa, e io ce lo devo andare a ricordare. Mamma Runnuzza Santissima, ma avete una memoria prodigiosa. Qui è? No, sentate, non puliate. Ah, sì, sì. E dicetemi una cosa. Sì, sì. Come vi trovate a casa del cavaliere Mancuso? Vi tratta buono? Buono? Buonissimo, sì. E non mi fa mancare niente. Anzi, devo dire, ma dubba. Mi luna tutto chino che desidero come una figlia. Quanto siete fortunata! No, in questo Don Lollò è tanti chiedi più posato. Ah, sì? Sì. Che gemi, dici? Se stamattina ti mangiassi il crastone. Preciso. A stasera mantenete un poco più leggero e mangiate solo un poco di salsiccia. Salsiccia. Un poco di formaggio. Un po' di parmigiana. Parmigiano. Un braccio cavallo. Mezzo litro, massimo un litro di vino. Basta, già mi stanno chiamando tutte cose. Tirato un po' a mangiare? Ma sì, invece Filippo Mancuso non mi fa mancare mai niente, no? Non ce l'ho detto, è generoso, prodigo. Fortunata siete! Sì. E dicetemi una cosa. Sì. O figlio di Mancuso. Bertuccio. Com'è che... È buono, ringraziando a Dio sta bene. No, dico com'è che mi pare. Ah, perché vedete un po' con Caruso sta là. E chi pulite? Un Caruso ha un animo sensibile, perché vediamo ora, insomma, mamma. Io mi natunai che è sensibile, e magari Lillina mi passa sensibile. Ah, perché voi sapete che... I tuoi picciottenda si piacciono, vero? Sì, si piacciono. Ora vi svelo un segreto che non ce lo dovete dire nemmeno al vostro padrone. Muto come una tomba, sogno, ce lo posso giurare. So pace. Sì, sì. Un pace di bene. Era Mancuso. Mancuso. Sì. Lo sapete, un supportavo Caruso. Un supportavo. Un supportavo. O Burdè. O Macello. O Burdè. Quello breve. O Burdè. Chi è questo? Chi è questo? Chi è? E c'è per il do un porto! Che dico? Portino! No, Nicola è più Nicola. Portetto! No, che ho finito! Bordello! Sì, ho bordello! Ho bordello di Montelusa! Ho bordello di Montelusa! Sì! Mi pare celuare l'idea di Lillina la testa. E ho sapete chi fece il Caruso con le femminazze? Vabbè, chi fece? Uno che femminazze che fa? Invece di fare tutte le cose che fanno i mascoli che femmine, si fece scrivere di una che aveva fatto in scuola e la uccialiccia per Lillina.
Naucio? Naucio. Ma perché già si erano scrivuti? Sì, anzi, ci aveva scrivuto direttamente il cavaliere Mancuso prima che cangiava opinione sopra sto fatto, va? Quale fatto? Il fatto che Duca Rossi si piace, no? Perché prima io ci disse sì, ma poi ci disse di no. Fatto sta che i Duca Rossi sono innamorati pazzi l'uno dell'altro. Magari Lellina? Che certo, magari Ida ci scrive parole inzuccherate e ci dice che ci fa piacere se Berta Vacciola. Questa non è cosa buona. No, perché? Perché? Perché Don Lollò se ne potrebbe contrariare assai. E chi può fare Don Lollò? Chi può fare? Mi manna da Berto a ricordarci che sarà a scordare di pensare a Lellina. Davvero? Non sia fina. Gigi. Me ne hai chiede. Gigi! Non sia Tina. Acciuscia. Nunziatina! Vi ricordate di venirmi ancora a trovare? Sì, sì! Come? Sì, sì! Oggi quando mi piace. Salutiamo, Gigi. Salutiamo, non si salutiamo! Salutiamo! Presto vieni in chiesa con me che ti devo parlare. Ma perché ora mi parlare in da chiesa? Sì, non c'è te, è importantissimo. Ma che vuol dire? Ora viene padre Imbornone con Lillina e tutti e quattro dobbiamo parlare con lui per trovare una scagione in modo tale che io mi possa maritare con Lillina. Ma Alberto, ma ti sei intestato, ah? Vuoi capire che tua pace e Don Lollò sono contrariati assai di questa vostra volontà? Contrariati, noi ci vogliamo bene. Ma non c'è di scherzare con Don Lollò. A me non me ne importa niente di Don Lollò. Io e Lillina siamo innamorati persi, senza rimedio. Mia, sta storia non mi piace. E manca mia. Lillina! Alberto! Che intenzione avete tu e Lillina, eh? Semplice. Ni volevo maritare. Lo Sant'Ignazio Andalaiola. Da quando ci siamo visti, ci siamo scrivuti e magari incontrati una volta. Sì, ci siamo piaciuti subito e ne volevo. Il fatto è che questa storia non è che non piace solo a mia e a Nunziatina, ma ci potete mettere la mano sopra il fuoco che se lo viene a scoprire il cavaliere Mancuso e Don Lollò non piacerà neanche a loro. Ma già lo sanno. O San Berillo Vecchio. O almeno sanno che abbiamo una simpatia reciproca. Che dicono? Che non volono. A me non mi faccio mettersi da così. No, Santo Stefano, pronto e martire. Non c'è Tina, che dobbiamo sciaranare tutti i nove del paradiso. Vossia ci deve trovare un rimedio. Sì, Un rimedio. Con uno come Don Lollò non c'è da scherzare, altro che rimedio. Scusami tanto, Lellina. Ma io me la voglio maritare e me la marito lo stesso. E magari io, San Giuseppe l'Arena. E allora come a fare? Come a fare? Vicinate. Mi dovete promettere che non ne dovete parlare con nessuno. Nessuno! E magari tu, Lellina, non ne devi parlare con nessuno. No, Lillina non ne parla con nessuno. Perché noi ucce femmine, siamo fruppe dalla nascita e sappiamo come cataminare, giusto? Giusto. A proposito, Lellina, vedi che tuo padre vuole che fra 8 giorni te ne parti per la Svizzera. La Svizzera? Non ne sa ciò. Dalle parti di lassù. Prima da conoscere Alberto, ce lo chiesi io stessa a padre Imbornone. Ma ora... Certo, ora... Però siccome questa storia della Svizzera a Don Lollò ci piace, mi ha pregato di trovarci una sistemazione dalle consorelle svizzere. E allora abbiamo piccatebbe. Per fare che? Ma se ne è Alberto, capo fallo restare qua, perché se Lillina se ne parte per la Svizzera, tu te la puoi scordare, non la vedrai più. Oh, Santa Teresa, andà Lilla. Ancora? Ma fare? Fare. Facciamo sequestrare. Non c'è un trossato. Sequestrare. Lillina? Sì. Ma non fosse meglio una fuitina? In sostanza è una fuitina, ma l'apparenza deve sembrare un sequestro a scopo del riscatto. Vuole a dire che io e Lillina dobbiamo fare la fuitina, ma a Lillina la devono sequestrare? Sì. Io non ho capito niente. Ma perché tutta questa finzione, padre Imbornone? Perché, Lillina? Perché se tuo padre viene a capire che si tratta di una fuitina, si tira il paro e lo sparo, e tempo mensura, Vacciola. E tu, caro Roberto, prima di poterla abbrazzare e basare, tu e tuo padre sarete due uomini morti. Posso andare a ritandare a caccia?
ma come si fa a farmi sequestrare? Guardi, gli uomini di mio padre controllano tutto, si sa, però a Vigate e Montelusa non si muove foglia che Don Lollò non voglia. Lo so, Lentina, lo so. Infatti devono essere due persone sane, di fuori. E non li pigliamo a chi sti? Non li pigliamo. E perché di fuori? Ma loro Don Bolio. Perché vedi Berto? Perché così a nessuno ci può passare per l'antecamera del Cirivento, soprattutto a Don Lollò, che la mi Maria del sequestro è opera nostra. Minchia! Berto! Scusate. Spero, faccio il buon nonno, allora che insomma, mi dicessi io. Sì, allora, Lillina, allora, tu Lillina, accompagnata da Annunziata domenica mattina, che la Epifania ti viene a confessare, a comunicarti, ma alla prima messa, no? A chi le menziona? Ma perché lei accompagnare io? Annunziatina, non la devi accompagnare. Aspetterai là fuori, poi farete satanzemola, perché così tu puoi essere testimone del sequestro. E perché di mattina presto? Berto, rispigliate Berto, perché di mattina presto è il giorno dell'Epifania, non c'è nulla satanzata, capito? Ho capito, padre Pa, mi dicesse una cosa, sì. Cosa sono sti incarricati? Due uomini di un mio cugino del Roccalumera, che è il Don Lollò di quelle parti, signore la perdonare. Due sane di pagata, però sanno il fatto loro, quindi ti pigliano, ti portano a casa della mamma di uno dei due, non si ti preoccupare, sarà trattata precisa antifica una figlia. Va bene, e dopo? E dopo Berto sta fermo mezza giornata, poi picchio cavallo e se ne va a Roccalumera incontrato a Restuccia. Da c'è una casuzza pettata del rosso dove ci sarai tu che l'aspetti, a questo potete fare a fuitina. Davanti all'onore compromesso Don Lollò te la deve fare maritare per forza. Bello, bello, mi piace. A mia non tanto veramente. Marico, siamo sicuri che funziona? Ma che certo, Lillina, funzionerà tutta la meraviglia. E poi ci sono io. Padre Imbornone. Sì, sì. Quant'è che potrò vedere Lillina? Minchia! Allora, Berto, tu ti devi far arrestare dai carabinieri, va bene? Per una minchiata di schiamazzi che hai fatto la sera prima. Poi quando i carabinieri te rimettono fuori, tu te ne vai a Fasanello, va bene? Senza avere rannullo, manca a tuo pace. Poi ti stai fermo mezza giornata. Poi pigli un cavallo. E te ne vai a Roccalumera, contrada Ristuccia, da c'è una casuzza pettata del rosso, dove ci sarà Lillina. Io? Ecco, lei Lillina, tu sei Berto, che ti aspetta e potete fare la fuitina. Lo capiste? Sì, sì, è lodato Gesù Cristo. Ora, se permettete, la vado a mezza cabasise, che è che fare? Ma c'è buon nonno, ma scusate, ma sti cristiani come ci spiega come è fatta Lillina per poterla riconoscere? No, no, è per mettere in dubbio l'abilità di sti signori. Ma ossia da capire, sono nottate di fritto e noi ci siamo a mescere un migliaio di cosce a letto. Non c'è bisogno di spendere tante parole. Ci diciamo che hanno a pigliare a più bella. Pigliano a più bella. Vista ci dai a contare subito a Don Lollò, a Montelusa! Don Lollò! C'è che messo? Uè! Io sono Don Lollò! Io qui! Pure il pomanguso! Che piacere, lo vedo sempre con piacere. Grazie, grazie. Per Vostra Signoria se ne venne a Montelusa, ci pareva che io non venne a trovare, io mi sono precipitato, ne passivo di Vigata e sono giocato. A posto. Se aspettate, grazie. Mi deve perdonare Vostra Signoria se ci passo davanti, ma non ne posso fare a meno. Se non ne vuole, grazie. Prego, si accomodi. Dopo di consigliere. No, prima Vostra Signoria. Prima l'ospite. Ma comunque se mi sparano, prima Vostra Signoria e poi io. Come a fare? Zemola? Zemola? Signora. Don Lollò! Certo che quando Vostra Signoria chiama, Filippo Mancuso si presenta all'ordine come una picuretta! Non lo sai, ma scusate che l'ho fatto venire qua fino a Montelusa, ma da alcuni giorni sono in casa di mio fratello, che è medico, e mi cura qualche acciacco. Oh, Don Lollò, dico, niente di preoccupante, vero? Grazie a Dio. Ma c'è signorozzo, ti ringrazio, magari io, no, perché Vostra Signoria non ha stare mai male, perché le persone come Vostra Signoria hanno a fare stare male là, o c'è invece Vostra Signoria a campare cent'anni, siamo che puttana non sul ricordo. E lei, cara, la saluto.
Senta, la salute come va? Niente, ma difendendo. Sì, però sapi una visita la facesse fare sempre. Vero, vero. E chi sa come si dice, dopo la settantina. Ma ogni mattina. Aia, chi è? E chi è? Non lo so, chi è? Ligno. Canne. Lo sa perché l'ho mandato a chiamare? No, signore. Perché ho ricevuto una lettera dell'onorevole Palazzotto. Ma, signore, c'è l'onorevole Palazzotto, ci ha mandato palate di miele col palmo e con la gnotticatura per tutto il bene che fa per le persone che se lo meritano e anche per le persone che non se lo meritano, perché come l'onorevole Palazzotto, persone sulla faccia della terra non ce ne sono, e se ce ne sono, sono pochissimi e devono scomparire completamente, quindi sembrerebbe del bene dell'umanità. Ora il challenge, sì, signore. Ma mi sta a fare un favore? Sì, signore. Non si so se sì. Carissimo Lolo. E chi stai voi, signoria? Questa è madre mia. Certo. Mi dicono che non stai tanto bene in salute e grandemente me ne dispiace. Ma cara mia, mi dispiace assai uno di Lolo, ma signoria non si deve pagare perché poi non si se ne viene qua a casa di suo fratello che lo cura, io il dottore medico, sape come si deve comportare, poi signoria, soprattutto ci fa una parola di iniezione sotto Catania e poi signoria sta meglio di prima. E perché me ne hai tirato a Catania a fare migliore? No, che c'entra? Soprattutto che è il dottore medico. Vossignoria, visto che non si sente male in buone mani, ci fa qualche iniezione sotto Catania e vossignoria sta buona. Ma se sogno a Mondolosa, non studio di mio frate. Perché mi hai portato a mio frate sotto Catania? Ma perché se ne chiede a Catania? Perché io stai dicendo sotto Catania? Sì, stagiarre, sotto Catania. Sa fare iniezione sotto Catania, non sotto Catania. Sotto Catania. Sotto cattiva, sì, sotto pilloccia, con rispetto parlando nel deterano, sapete, ci tira la pilloccia e ci azzicca la siringa, capito? E ci fa, oh, signoria, con quattro di questa iniezione, attisa. Sì, sotto Catania. E perché carito io? È sotto Catania. Sì, sotto Catania, sul Taggiarre. Ma signore ha detto sul Taggiarre. Io ho detto sul Taggiarre. Signore ha detto sul Catania che poi sul Taggiarre, che perché se ne chiede a Giarre. Che c'è? Sotto Catania sta, fanno a Giarre. Io sì, il signore ha detto perché me ne gira a fare iniezione sotto Catania, preferisce a Giarre. Io più vicino, sì, signore. Al mondo russo. Ma posso leggere, il signore? Spero possa rimetterti presto. Magari io ci spero, speravate signoria. Non si deve preoccupare, perché vossignoria la salute se la deve preservare. Vossignoria essere preservativo di vostri affari. La salute è la prima cosa. Quindi stiamoci attenti. Abbiamo tanto lavoro da fare insieme nell'interesse della nostra amata terra. La nostra Sicilia! Per quanto riguarda la domanda di assunzione. Oh, sì. Presso il Banco di Sicilia. Oh, sì. Del ragioniere Mancuso Alberto. Aspetto, mio figlio, Pietro e... Di Filippo. Filippo sono io, il padre. Perché siamo due, non sono Filippo il padre, che è il nome mio, e invece mio figlio che si chiama Abetto Mancuso e figlio. Pace e figlio, siamo i due Mancusi, no? Io sono il Pace, che mi chiamo Filippo. Invece il figlio che si chiama Betto, che è il primo genio, che è Betto Mancuso e io Filippo Mancuso. Betto il nome del figlio, Filippo nome del Pace. Io spero tu sempre qui. Nel senso che siamo due consanguigni, Filippo, che sono io e il padre, e Abetto che è il nome del figlio. Nome del figlio e nome del padre. Tutto lui, faccio figlio, il Mancuso. Posso continuare? Il signor. Da te così caldamente raccomandato. Oh, sì. Ti devo significare con molto piacere. Oh, sì. Che la cosa è a punto di cottura. Giassi, giassi. Allora, accomoda. Qui. Aspetta qualcuno. Giacite. No, voi chi è? Qui, avanti. Aspetta qualcuno. Aspetta noi. Io allora perché disse giacite? Ma perché disse giacite? No, 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 io disse avanti, il signore disse giacite. Io disse giacite? Sì, signore. E io disse avanti. No, è a rivesta, io risegnati. No, no, con signoria risavante io risegnati. E così, perché si aspetta qualcuno. Ma aspetta a noi. Si aspetta qualcuno. Ti torno una uccia oda, torno no. Per carità, no. Ma siccome la signoria risavante. No, io non risavante. No, risavante. Io risavante. Risavante. Io risegnati. No, appunto, io risavante, perché uno c'è avanti c'è sempre un giace, uno c'è giace c'è sempre avanti. No? Almeno che non l'ho, senza cerimonie. A meno che vossignoria vuole andare avanti e c'ha solo qui io senza problema, no? Non dire niente! Ma allora lei aspetta qualcuno? No, a non aspetto! E allora perché sta avanti? Me ne pentiva!
Marziano tu sale già a casa. Il signore aveva un occhiale, fra l'altro, un occhiale ci vai a casa, quindi... Fra qualche giorno sarà... Fra qualche giorno... Sarà chiamato per un colloquio presso la direzione generale di Palermo. A parlare con il ragioniere Mancuso. Aspetto, figlio, e io si faccio Filippo, dottore, faccia figlio. Sarà il vice direttore centrale. Idue. Tenore. No, signore. Tenore. No. Tenore. No, signore. No, noi è un tenore. Chi è baritono? No, non è baritono. Noi è un tenore. Chi è basso? No, nel senso che non è un tenore come ci pare, un tenore nel senso. Riguele mira, non arrestarlo. Uno si mangia. Non in questo senso, capisci? Ma che ti piace di pira? Di pira, nel senso, come un signore di San Tenore, non è che uno di quelli... Uno se ne mangia, e il tenore in questo senso, capito? Ma chi non è di pira, ti opera io? Trovatore. Trovatore? Sì, ma non c'entra niente, don Lolo. Chi pira? Sì, non c'entra niente, perché... No, io perché io a trovare i pira, capito? Come pira ogni tanto sparevano, dici chiamava ma chi dove mi sa trovare? Io ero già il trovatore, ma è il trovatore dei pira, e non è pira, non ha... ma è noi un tenore, non lo so, un tenore. Ah, si chiama tenore? Tenore. Sì, signore. E di cognome Mangimi. No, quale Mangimi? Mangimi. No, si chiama Mangimi. Signore, la signoria legge Mangime. Come? Mangime. Tenore Mangimi. Che vuol dire Mangime? Mangime. No, Mangimi. Pure dei galline. Che è di Bologna? Delle parti di lassù. Ma che ho Mangimi? Signore, perciò sono collocato. C'è uno stesso se si legge non sbagliato. No, Sant'Enore Mangimi, lì, delle parti di lassù. Ma è persona nostra. Ma c'è? Quindi non c'è da preoccuparsi. Rimettiti presto. Magari io ci spero che la signoria si rimetti già presto. No, perché la salute bisogna sempre. Tranquillo che la signoria guarisce. Un fraterno abbraccio. Signore, vi ringrazio da ferio. Grazie, signor Uzzo, allora non vale sotto già mandare parlare di miele. Col farmi con le gnocchi cadere per tutti i beni che fanno le persone che si domenica. Io magari le persone non si sta zitto, per cortesia. Fantastico, Mancuso, io sono contento nel vedere a lei che è felice e contento. Grazie. E spero che la prossima volta che lo incontriamo e ci do la bella notizia che suo figlio Ciasse o Banco di sì. Ciasse! Ora io Ciasse, venisci. Grazie sempre, don Lolo, per tutto quello che sta facendo per noi. Grazie. Qual è che devi? Permette. Don Lolo, lo tocco sempre con salute. Grazie a sé e a sé. Grazie. Mancuso, mi stavo scontando una cosa buttando. Che cosa? Lo sape che Filippo Genuardi ha chiesto una concessione dal telefono per parlare idu con suo socero? Con me socero? Che buono. Perché ti chiede suo socero? Che vostra signoria disse che fa concessione per telefono per parlare con me socero? Ma suo socero è morto, chi ti chiede? 27 anni fa. Da Giugnetto. E quale paese è Giugnetto? No, quale è Giugnetto, Luglietto, Costetto, sono tutti i mesi dell'annualità, no? Mesogero è morto. E perché parlare con suo socio? Io vostro signore si a parlare con me, non ci può parlare con me. Mesogero è meschino e o cimitero dallo suario, non parla più, è imballante. Imballante, nel senso che è messo dentro una cascettina surgellato e è tutto provolazzo diventato, oramai. Come ci parla? Al massimo se vuole o può ciusciare. Ma che cosa c'è già se sono soggero? Che vostra signoria disse che a parlare con me soggero, come ci parla con me soggero? Ma stai parlando dell'altro soggero io! Ma quale altro soggero? Io uno solo un altro soggero in America, non lo so. Don Lolo, io mi ha maritato una sola volta, io una sola moglie ci ho avuto. Io non sono Picamo, io sono Mogano. Ma che ti piacciono i tuoi soci? Oh signoria, pensate che con me, oh signoria mi stai a parlare con me soci? Stai parlando rosso al girorino! Ah, ho capito! Ah no, me soci! No, uso... Ah no, so soci! E perché ci
non capiva niente. Ma come poteva capire? Ma oh, non ne saccio niente. Ora, non ne saccio niente. Non fa parlare. Ora, per passare sta linea telefonica, va bene, devono passare da una proprietà. Certo. La sarebbe chi da so, è giusto? Signora. Perciò io da fare, se puttosa, per mettere i pali e passare un filo. Certo, giustamente, certo. Per mettere i pali, certo. Prima io fa puttosa, poi ci metto un palo e poi un filo. Quindi è puttoso, palo e filo. Visto di sotto, visto di sopra invece è filo, palo e puttoso, no? E intende che fa? Abbonano per bere un puttoso. Mentre che uno si trova di passaggio, si affaccia e dice viva da che bello filo, che bello palo e che bello puttoso che c'è. Di sopra, di sotto invece è puttoso, palo e filo. Ma è sopra il filo se ci mette l'acende, se mai. Perché l'acende non può avere un il discorso di italiano che ci sono fila, palo e puttoso, scusa. Va bene, affare se puttoso. Se parla, sì, poi ci metti in fila. Ora, queste palle, se puttose, se puttose, devono passare la prossima. Se puttose. I puttose. Signore, i fila no? No, i fila no. Se no, perché si mettono i pali? Mi pareva che facevano solo in fila senza fare puttose. E è come i terri in fila? Il copalo. E quindi, copalo. Ma pare che con forza c'è un puttose. Ci può mettere un angugno, magari. Comunque, ci mettono puttose. Copalo, io filo. Giusto, così. Sì signore. Io facessi passare la sua proprietà. Sì, io parlo ci facessi dare la lei. Allora qual è un problema da allora? Ma parlare. Sì, sì, ora se puttosa, che se parla, se fila. Dovrebbero passare dalla sua proprietà. Non capì. Che è una cosa che ci interessa a voi signoria. Non c'è problema. Non c'è problema. Ci può dire a Filippo Genuardi che può dire a mettere tutti i puttosi, tutti i pali e tutti i fila che vuole. Sta bene lì. No, un problema c'è. Se puttosa, se pala, se fila, da sopra metà non debbono passare. Ah no? No. Non c'è problema, non c'è problema. Ci può dire a Filippo Genuardi che si può chiedere a raspare i corna a Nauccia Bagno, ma nella mia proprietà un puttoso, un palo e un filo, no a mettere. Se me ne dica, allora. Se me ne dica. Arrivederci, che me ne vai, non mi prego. Hai la pressione, non sa c'è qua. Aspetta che chiamiamo me fra, chiamate me fra, ora vi. Bicchiere d'acqua, vuoi bicchiere d'acqua? Non c'è, non c'è. Come c'è ridono? Ma che succede? Ma Successi che la fuitina ha se li prende di super gara perché tu ne puoi ricaricare su questo di pistola. Che vi ha detto? Allora, non c'è una giudicista, no, che ha successo che la puitina, ma se il pagato di giù per questo, il di questo di c'è una cosa per dire se ti dici che la fuitina deve parere se questo di persona, a modo che il signore si confondi, capito? Ma la presente di Sandra l'ha sequestrata, ma la presente di Sandra fa sarello, perché lui sente una cazzo, ma fai subito le felici, le puoi cadere, se le quattro giù, altri, se la bella, o se le puoi cadere, se le quattro giù, 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 le quattro in realtà la cosa che fa la madre che ci vuole fare che neanche una scorza di limone che uno ci ha metti nella cattagione se ci vuole mettere la ragazza dici che praticamente la sequestro di persona deve parere fuitina, la fuitina sequestro di persona per confondere la polizia, capito? Ma com'è che affracciamo lì questo canale? Ma volete fare il favore? Sì. Se sta saputo parla con me, dimmi, allora, calma. Pace in Bornone. Dice pace in Bornone. Pace in Bornone. Nunziata. O trasferire la Nunziata. A trasferire la Nunziata. No, oggi non c'è Nunziata, Nunziata. Nunziata. Nunziata, me cammarella. Nunziata, pace in Bornone. Sì, che stai dicendo? Che si mise Nunziata con pace in Bornone? Si mise una seme. Ma poi sto parino la micetto così, non c'è un arrivare, non si ha da compaccio Bornone, non c'è, no, ma non è picchisto, per la fuitina! Se ne fuoiero! Se ne sta fuendo, non c'è da compaccio Bornone! Ma così, no, non ci formalizziamo, siamo moderni, poi a guardare conto tutte loro, ci hanno la loro età, non si adino ormai so ben 100 anni, li ha fatti. E poi faccio un buon nonno, non disprezzando un bello partito, no? C'è una bella canonica avviata, una belle parrocciane, dice qualche cosa come 6 o 7 misso o ionno, dice, un momento, don Lolo,
Ma non credo che poti caso. Vuole fatta a todere mia, nunziatina. Io c'è a todere. Come, ma to? Che dice, ma to? Cambiarmi altre. La mia casa 27 anni. Io avevo una cameriera a 100 anni, la pensione mia. Quando si mandava ci ha paffarato. E chi c'è dotato? A 4 ore sono lasciato due parete spornate. Bella pensata. Buona. Bella pensata, io ci posso dotare 4 piatti scocciate e una ciapunta rosicata di soggi. Mi pare buono. Non buona. Mancuso, don Lollò, ma non sono diritti che si devono fuiri! Chi erano voi? Lillina e Berto! Me figlia! Me figlio! Sì, sì! Ora sono solo faciti ragionare, ve lo conto! Ora non conta, c'è accettato. Conta, conta. Certo, è pazzo di Lillina, si inniva di padre in Bornone per aggiovare la giusta scagione per maritare sa Lillina e convinciva magari Annunziata per farcelo con moglie. Ma Tim Bornone ce la studiò buona, fare la finta di un sequestro di pistola nella pistola di Lillina, in modo che potessi fare una fuitina. Il fatto deve avvenire alle 6 mattinate della domenica dell'Epifania, mentre che Lillina, Annunziata, che si farà trovare fissata, di modo che poi potrà testimoniare il fatto, vanno alla prima missa per opera di due forastera. De Roccalumera! De Roccalumera! De Forastera! De Forastera! De Roccalumera! De Forastera! De Roccalumera! De Roccalumera! De Forastera! D'assassini! Assassini, manicotti! Manicotti, ladri! Ladri, facinerosi, infingarde! Disoneste, disoneste! E ora che facciamo? E che fai? Disoneste! Gli faccio ammazzare! Un momento, un momento! Che fa ammazzare? Quando io ho signoria fa ammazzare! Cazzo, c'è la sua figlia, di mio figlio, ammazza! No, no, no! Faccio ammazzare a Padre Imbornone e Annunziata. Non ci Annunziata! Bella pensata, questa è una bella pensata. Questa è una bella pensata, così per risparmio la cottonata e qualche piatto. Un momento, va bene. Un risparmio c'è, ma i picciotti se ne fu uno stesso? No, no, perché a mia figlia la faccio battere prima a Pasvizia. Una dai, veniamo. Ora facciamo una cosa, Gesù, già per uscire verde, va bene, ora tu ti metti all'ingresso del paese edificata, appena vira arrivare i briganti, figli e che fai? Sì, se non lo capivo stavolta. Ma che cosa c'è? No, niente, no. No, non che sapere. Io non puoi essere, stiamo mezz'ora a spiegare il No, io sono parte della causa qua, io poi vostro figlio, mio figlio, io voglio sapere di che se c'è. Non ci interessa, poi... No, non voglio sapere per forza, a sapere. Io voglio sapere che cosa c'è da succedere. Su ruota a Svizzera. Domani mattina me ne vado a fare gli scioperi nelle campagne e nelle miniere. Ora una bella bandiera rossa in mano e comincerò a gridare che quello che è nostro è suo e quello che è suo deve restare suo. Tutti che non hanno storia né memoria! Tutti che non hanno storia né memoria! Scusate, per dove devo andare per arrivare in contrada Ristuccia? Un sogno da ca. Ah, ma allora siete la persona giusta. Un momento, che uno come un po' sia che cosa ci va a fare in contrada Ristuccia? Vado a trovare un amico. Ah, e uno
come possiamo, amici, incontrato a Rastoccia? Sì, sì, è Parrino. Ho capito. E allora, vieni dopo mia. Padre Bornone! Quello faccio un Bornone, chi lo mio cucino è? Tutto a posto? Sì, sì, tutto a posto. Armato è? No, e perché? Io sono lo zito. Cos'aggio? Mi manda vostro cugino. L'HD. Mi chiamo Alberto Mancuso. Complimenti. E di che? Per la sua fidanzata, io è bella come sole. Grazie, grazie. Niente. La posso vedere? Così io è pagione. Ora l'accompagno. Anzi, me ne so con mia, così per una mano l'aiuto per sciogliere. Sciogliela? E perché la tenete legata? Certo, l'acqua ma magari imbavagliare. Gli schigli si sentivano zino a Palermo. Ma perché fa così, Lillina? Lei lo sa che è tutto uno scherzo. Vuoi vedere che ha cambiato idea? Non sa so che dicire, c'è. Se venisse come a ricucire il mio compare Nuvola, chiave tutta la faccia scaggiata, un naso scognato. Stasse attento perché essa faccia. Chissà capace che un mozzucone ci mangia. In dove? Venisse con mia. In dove? Venisse con mia. E in dove? In questa casuzza, da sisse. Ah! Luciatina! Bestia! Bestia! Ma che bella! E brava Jeff. Papà. Ora tu parti per Svizzera. Ulalai! 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 Vieni io. Ora tu parti per il nord. Per il nord. Va bene, quando passo confine e andate e trovi i monichelli, va bene, che ti sturi, va bene, ti insegno qualche cosa, per tutto per il tuo bene, amore. A così fossi contento, papà, che io posso studiare senza distrazione. Certo, Giorgio, naturale, che so. Ti saluto, papà. Te ne cura, va bene, fanno anche scinere e cene, come stai a me. Sì, sì, cavaliere. Vi saluto. Signor Nede, io ci auguro buonissima dipartita, veramente. Grazie. Ci buon viaggio. Cavalieri, ve la posso dimandare una gentilezza? Certo, ma con tutto cuore, certo. Quando che vedete vostro figlio Berto? Sì, signore. Che fa? Glielo potete dare questo biglietto da parte? Quale biglietto? Ah, sì, certo. Appena io lo vedo, la prima cosa è che ci do questo biglietto subito a coppola. Grazie. Ora vi saluto perché mi aspetta la Svizzera. Ulalai! 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 La lingua da cascare. Avanti. Tu non annumerare sta cosa, il tuo paese non l'annumerare più, va bene? Fino alla stazione. Poi dopo poi. Una cosa sola, papà, prima che mi ne vai. Sì. Usaccio che possi è curioso di leggere sto biglietto. Ve lo potete leggere pure quando che me ne sarò andata, perché tanto che dietro a tutto quello che mi succede c'è sempre vossia, io lo so benissimo. Bravo. Vi saluto. Ciao. Salutiamo, signorina, buon viaggio. Te la cura. Sì. Picciotta in campa. In gamba, intelligente. In campa. Intelligente, tutta sua pace. Ah, non è sua figlia? E di cui è figlia? È mia figlia. No, signoria, è tutta sua pace, quindi non è figlia. Ma io non ho messo tutta sua pace. Tutta sua pace. Io non sapete che è mia figlia. No, io saccio che è sua figlia, però siccome signore è tutta sua pace, vuol dire che non è sua figlia, ma è figlia di sua pace. Ma qui è sua pace. Un loro paese, lo conosco? Di qui. Ma secondo voi, si dice a questo è tutto sua pace, la prossima volta è tutto mia pace. Allora chi è figlia di suo nonno, praticamente? Pace. No, ma qui è figlia mia, bravo. Ma come fici a commerare tutte queste cose così? Ancora a nascere con fonte a Dololò. A chi mi pareva che mi faceva impressionare di tutto il manchigegno che avevo commerato Padre Bornone? Ma che c'è, fu spargimento di sangue? No, niente. Mi ci ammazzare il brigante? No, niente, non ci fu spargimento di sangue, non ci fu niente. Ci disse a Gegè, va bene, di mentirsi all'ingresso del paese. Appena arrivare
trovare i briganti, ti dirige e ti sequestrare non a mia figlia che è giovane, ma chi da tutta buona musica. Annunzia figlia! Annunzia figlia! Fice bene, benissimo, benissimo. Così mi risparmia la dote, fice benissimo. No, no, guarda c'è la donna, che ne faccio io non zia mia? Qualche cosa al risparmio, un funerale perlomeno un risparmio. No, no, che piacere però, oh, signoria quando è fubo. Quando è fubo? Sì. Ah, volevo leggere questa legge. Ah, leggiamo. Signori miei. Caro Alberto. E chi è suo figlio? Certo, c'è scrivo io. È Lillina Longhitano che ti scrive. Questa è mia figlia, certo, che scrive. Se Betto è praticamente il mio figlio, io sono il babbo di Betto. Cettina Lillina Longhitano, che è sua figlia, signore è un babbo di Lillina, no? Ho deciso. Chi ha deciso? Senza quei ha deciso. Aspetta, non lo so, ma fa leggere, per favore, così c'è scritto, no? Mi fa confondere poi. Parto senza vederti, ma ciò non mi procura dolore. B, è un parto indolore. Perché si sta dicendo? Parto indolore. Parto senza vederti, ma ciò non mi procura dolore. È un parto indolore. Ma chi sta dicendo? E lui ha detto, figlio, figlio, abbracate, mia figlia, sta gli rappattori le nasi. Una la io, La tua idea di farci aiutare, di farci in Bornone, non ha funzionato. E quando si mischiano i parrini non... Ti avrei sposato, Berto, sfidando il no del mio babbo. Sto babbo siete voi, no? E sfidando anche il no del vostro babbo. Sembri un babbo, babbo sarei. Ma il destino non ha voluto così. Ed è inutile combattere contro la forza del destino. Giuseppe Verdi, la forza del destino. Sì, un ballo in maschera. Il destino dà la gatta, caro. Ma il Signore porta a compimento i suoi disegni sempre in una direzione. Avanti! Uè! Si accomita! Aspetta qualcuno? No, che è questo? Il Signore è il Savante. Ma quello? Aspetta qualcuno? Ma non è il Signore il Savante? No, il Signore è il Savante, no, perché non si porta bene. Io il Savante. Vorresti che dice che è il Savante? Il Savante. Ma Mangoso, perché io non essere Avante neanche. No, il Savante, non lo ricordo, il Savante. Ma fa leggere, non mi piace. No, siccome il Savante. Lo faccio voi, noi che teniamo i portapetti, gli muro. Ma no, il Signore è il Savante, è un disco. Una cosa ti voglio dire, Berto, appena sarò in Svizzera, e poi avrà inteso, farò dire una messa di ringraziamento per non aver sposato un cretino come te. No, così dice sua figlia. Farò dire una messa di ringraziamento per non aver sposato un cretino come te. Mi permette. Farò dire una messa di ringraziamento, ma stanno a sapere leggere le cose qua. Per non aver sposato un cretino come te. Farò dire una messa di ringraziamento per non aver sposato un cretino come te. No, no, un momento. Stanno a leggere giusti cose. Per non avere sposato un cretino come te, è chiarissimo, come te che c'è scritto. Pazzavino. Musumeci. C'è scritto cretino come te. No, cretino come te. Guarda, se c'è un cretino che ha se tu sono la no, tu. Adesso io mi spoglio di questa sciangataggine che ho, va bene, e ti dimostro che ho cretino su tu. Io faccio un sondaggio. Fai un sondaggio. Io sono. Secondo voi, di tutti noi, qui è o più cretino? Io o io?